siamo con Mister Van Breen. Mister, primi 20 minuti, diciamo, fino all'episodio dell'espulsione, la partita si è giocata alla pari. C'è stato anche un errore arbitrale sicuramente, poi oggi vedremo, stasera sembra che il rigore non c'era, invece c'era magari l'espulsione. Comunque poi dopo l'episodio dell'espulsione da parte della Sanemese, il finale ha preso il largo. Sì, hai detto giustissimamente tu, l'episodio lo rivedremo, ma probabilmente è così che è andata, un errore banale, forse condizionato un po' dal vento, il nostro giocatore ha fatto un errore abbastanza grave e poi ci poteva stare l'espulsione e il calcio di punizione dal limite, perché il fallo probabilmente è cominciato fuori. Poi però il finale ha questo buon spirito di non mollare mai, comunque 1-0 sotto, abbiamo rimesso a posto la partita e sono contento di questo. Il vostro progetto, il progetto del finale, è un progetto incentrato sui giovani e si vede infatti, perché il lavoro che state facendo è ottimo sia con la Juniores che anche in ottica prima squadra. Mister, sicuramente te lavori a stretto contatto con Buttu, qual è la vostra filosofia anche per poter portare verso la prima squadra al meglio i giovani? Guarda, abbiamo la fortuna di avere un mister, lo ripeto sempre ai miei giocatori, che crede nei giovani e che ne ha lanciati tantissimi e di ottima qualità, e che quando vede un giovane che crede nella cultura del lavoro, che è la prima sua modalità di approccio agli allenamenti, gli dà spazio e gli dà modo di giocare. Il nostro migliore, il centravanti della partita sabato, domenica esordito in Serie D, quindi questo è il discorso. Il finale crede nei giovani, ma non solo a parole ma anche coi fatti, e quindi bene, i ragazzi della Juniores questo lo sanno e ci credono. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie.